Ben ritrovati a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare un metodo leggero e veloce e pratico per testare la velocità della vostra connessione internet da terminale. Si tratta di uno script scritto in Python che usa le stesse API, le quali API o API in inglese sono le interfacce di programmazione, ecco, non entriamo troppo nello specifico tecnico. Comunque, API è una sigla per indicare appunto le interfacce che permettono di usare dei moduli programmati da altri in un vostro programma. Ecco, quindi chi ha scritto questo script, chi ha sviluppato questo script in linguaggio Python, ha sfruttato appunto queste interfacce di programmazione per cosa? Le interfacce di chi? Le interfacce messe a disposizione e usate dal famoso sito che vedete qui, speedtest.net. Io credo che chiunque abbia avuto almeno una volta la curiosità o l'interesse o la necessità di testare la velocità della propria connessione internet sia capitato su questo sito, che ovviamente troverete in descrizione di questo video. Speedtest.net, forse il più famoso, credo io, fra i vari siti e possibilità che ci sono per misurare le velocità delle connessioni, questo qui penso sia il più famoso, uno dei più famosi comunque. Ecco, dicevo, questo sito usa appunto emette a disposizione, usa certi suoi, come dire, algoritmi e moduli per gestire il test di velocità e mette a disposizione appunto queste API che permettono anche quindi di programmare qualcosa al di fuori del sito e di connettersi ai loro moduli di gestione del test di velocità. Questo è stato fatto da qualcuno e appunto è stato messo in questo script, comodo script Python. Questo è uno script Python senza interfaccia grafica, quindi deve essere usato da un terminale. Voi mi chiederete a questo punto perché, se c'è una comoda interfaccia grafica via web, io devo, come dire, apparentemente complicarmi la vita a scaricarmi uno script, aprire un terminale, eseguirlo nel terminale, che poi non è neanche così bello come interfaccia, quando ho già questo. Ecco, i motivi possono essere diversi. Uno, i risultati sono identici usando gli stessi moduli di questo sito, quindi non perdiamo nulla. Non dobbiamo rinunciare a nulla usando la versione di questo script a terminale. 2. Questo sito è comodissimo, famosissimo, bellissimo, ma per esempio ha, come dire, quello che oggi possiamo considerare un difetto, quello di avere la sua interfaccia scritta in Adobe Flash, che sappiamo che è un plugin poco amato. Anche poco sicuro, se vogliamo, molto spesso ha dei problemi di sicurezza. Sotto Linux, a meno che non usiate un browser Chrome o Chromium, è anche non più aggiornato e quindi bisogna fare un certo lavoro per ottenere questo plugin di Adobe Flash aggiornato, non è così pratico ed è anche più pesante usare un sito in un browser che usa Adobe Flash che non uno script da terminale che è molto più snello, molto più leggero. Questi sono tutti i vantaggi rispetto ad usare il sito. Il quale sito, appunto, ripeto, vi richiede di aprire il vostro browser, di aprire questa pagina del vostro browser, di far caricare il plugin Flash e di usare appunto il plugin Flash. Quindi, secondo me, i vantaggi non sono indifferenti usare questo script nel terminale, perché un terminale è più leggero di un browser già di suo. E in più lo script non si trascina dietro l'elefante plugin Adobe Flash né nulla, ma è molto snello, è solo lo script che richiama i moduli necessari. Ops, Importante scusate, ho schiacciato una pubblicità. Ecco, oltretutto, se vogliamo aggiungere uno svantaggio, questo sito offre i test gratuitamente, ma riempie le sue pagine di pubblicità. Ho schiacciato qualcosa di sbagliato col mouse, appena fuori da confine e già è partita una pubblicità. Ecco, se vogliamo aggiungere un difetto ulteriore, è anche questo, vedete, pieno di pubblicità questo sito. Quindi lo chiudiamo perché non ci serve. Mettiamo pure anche icona al browser e quindi restiamo con il nostro fedele, leggero, simpatico terminale.
Scaricare lo script si può andare con il browser a questo indirizzo e cercare questo script in Python. Vedete che finisce con un'estensione .py, che vuol dire punto in Python, oppure, già che siamo nel terminale e è così tecnico usare questi comandi, ci fa sembrare esperti, usiamo questo comando, quindi vget, ovvero dal web prendi, scarica, con l'opzione meno o in output, quindi dove scaricarlo, e noi lo scarichiamo in un file chiamato speedtest.righetta.cli, che io ho già scaricato in precedenza, eccolo qua, lo vedete già qui pronto. E però per mostrarvi come funziona il comando facciamo un bel copia e incolla, copia, incolla, quindi passerò sopra a questo script che ho già scaricato. Quindi ripeto, questo comando cosa fa? Va sul web, get, quindi prendi, meno o in output, scarica il contenuto che ti chiedo in questo file che si chiamerà così, da questo indirizzo, e questo qui è il file da scaricare. Quindi basta fare enter e in pochi istanti vedete che il comando ha provveduto a connettersi al sito. Si è connesso, descrive un paio di cose tecniche, alla fin fine vi fa vedere qui la barra di progressione dello scaricamento dello script, eccolo qua, qui è piccolino, pochi K, e eccolo qua, vedete 20.000 byte, cioè veramente poca roba, e vedete che il speed cli è stato creato e salvato adesso a quest'ora, alle 21.39 del 25 2014, eccolo qua. Quindi proprietà, vedete che viene riportata la data di quando è stato modificato, esistendo già il file, mi riporta questa data qua. Quindi è proprio lui, l'abbiamo scaricato lì, questa è la prova del 9. Ok, puliamo il terminale, ups, ci picchio, ho sbagliato. Puliamo il terminale e usiamolo questo script quindi per vedere che ci faccia un test di velocità della nostra rete, esattamente né più né meno come essere sul sito web. Come si fa? Ci si posiziona a terminale nella cartella dove abbiamo lo script, in questo caso la mia home scaricati, lo vedete qui, scaricati, sono qua. Usiamo questo comando, quindi essendo uno script Python, antepongo al nome dello script il comando Python, quindi senza far nulla di più, a me basta dire richiamo l'interprete Python e voglio usarlo per eseguire questo script, speed test righetta cli. Ok, ecco, prima di eseguirlo qui vi mostro anche l'opzione meno h che vi mostra le opzioni dello script, quindi se facciamo così richiamiamo l'help, l'aiuto dello script, e vedete che ci sono varie opzioni. Qui potete indagare voi se c'è qualche opzione che volete usare in più o meno. Io vi mostro, diciamo, la forma qua più semplice. Quindi basta richiamare lo script anteponendo Python e lui, esattamente come il sito web, se non fate niente, dite avvia il test, va lui a cercare il server che lui giudica il migliore, il più vicino alla vostra posizione per ottenere la velocità più corretta, probabilmente avendo un server più vicino, meglio che usare un server in Australia, ecco, insomma, per capirci. Quindi semplicemente richiamando così lo script farà tutto lui, sceglierà il server e inizierà il test. Quindi adesso rieseguo la stessa cosa, speed test righetta cli senza più il meno h, e vedete che dal sito speedtest.net fa cercare l'elenco dei server, ok, ha trovato il server, in questo caso nel canton Argovia, ma insomma nella Svizzera tedesca, perché ha giudicato che in questo momento sarà stato il più disponibile, non lo so, boh. Comunque, rispetto alla mia posizione, adesso sta facendo il test di download, quindi esattamente come il sito web,
Lui fa prima il test di download, poi fa partire quello di upload, cioè di caricamento, e poi vi dà il risultato. Vedete, velocità di download in questo momento mi ha detto può arrivare a 22 megabit al secondo e in upload, ovvero in caricamento, in uscita dal mio PC, 4,15 megabit. Naturalmente posso anche rifarlo come esattamente il sito web, usa esattamente le stesse. Gli stessi algoritmi, gli stessi programmi, gli stessi moduli del sito web, potete rifare più volte e non è detto che venga lo stesso risultato, eh? Facciamo almeno un paio di volte prima di chiudere questo video, che sarebbe già finito qua. E vediamo un po' se è peggiorato o migliorato, non ne ho la più pallida idea. Download. Aspettiamo che finisca. Peggiorato addirittura un po', eh. Io so che la mia rete può anche essere superiore alla velocità di download a 22, eh. Potrebbe anche andare su quasi vicino ai 40 megabit. In questo momento, vabbè, lasciamo stare. Comunque, 21, 22, vedete, questo è il test. Tutto qua. Leggerissimo a terminale, non c'è neanche bisogno del browser, niente, ma ottenete gli stessi risultati. Con questo ho finito questo breve video. Spero vi sia utile, vi sia piaciuto anche questo e vi attendo alla prossima occasione. Ciao ciao!